Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo questo sondaggio EMG Acqua sulle intenzioni di voto politiche nazionali per la trasmissione di Rai 3 Agora. La Lega è il primo partito al 25,1%, perde lo 0,2%. Il PD di Nicola Zingaretti è il secondo partito al 21, perde lo 0,1. La distanza tra il primo e il secondo partito è di 4,1 punti percentuali. Fratelli d'Italia rimane costante al 15,7%, come l'8 di ottobre, ormai saldamente al terzo posto, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 14,8, guadagna uno 0,3%, ma tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia c'è uno 0,9% di differenza. Forza Italia al 6,4, guadagna lo 0,1%, mentre Italia Viva di Renzi guadagna lo 0,1 e si attesta al 4,4%. Quindi un incremento di Italia Viva che è al di sopra del 3%. A questo punto non interesserebbe più a Zingaretti cercare di cambiare la legge elettorale, perché se Italia Viva riesce a passare il 5% va a neutralizzare il PD che vuole farlo fuori e far cadere anche il governo. Mentre Azione di Calenda è al 3,5, anche lui in incremento dello 0,1 ed è al di sopra della soglia di sbarramento attuale che è al 3% per entrare in politica alle prossime elezioni. Mentre al di sotto del 3% abbiamo LeU che è al 2,9 e cresce dello 0,2, Europa Verde che è costante all'1,6, più Europa che scende dello 0,1 ed è all'1,4, cambiamo che cresce dello 0,1 e arriva all'1,1%, gli altri partiti messi insieme arrivano al 2,1%, meno 0,5. Ma se andiamo a fare la somma dei voti nelle varie coalizioni, vediamo che l'area di governo è formata dal 21% del PD più il 14,8% del Movimento 5 Stelle. Poi abbiamo 4,4 di Italia Viva e nessun altro partito al di sopra del 3% e ci fermiamo a un 40,2% dell'area di governo. Se poi vogliamo metterci LeU, che al 2,9 non è al 3%, i partiti di governo arriverebbero al 43,1%. Mentre se andiamo a vedere l'opposizione, e facciamo la somma della Lega che è al 25,1 più Fratelli d'Italia al 15,7, poi mettiamo Forza Italia al 6,4, quelli che sono al di sopra del 3% sono 47,2%, ma se gli mettiamo come abbiamo fatto per l'area di governo anche chi è al di sotto del 3% come cambiamo che è all'1,1, abbiamo un 48,3% dell'opposizione. Se andiamo a sottrarre i 43,1% dell'area di governo, il centrodestra è avanti di 5,2 punti percentuali. Se poi andiamo a vedere altre domande fatte agli intervistati, la prima domanda è questa: lei teme un nuovo aumento dei contagi? E l'83% dice sì, il no, il 14%, preferisco non rispondere, è il 3%. Mentre alla domanda lei teme un nuovo lockdown in Italia, il 60% dice sì, il 35% dice no e il 5% preferisce non rispondere. Mentre secondo lei, quali possono essere le principali ragioni dell'aumento dei contagi? Il 42% risponde la mancanza di
come si può dire, il mancato, vediamo se troviamo la parola esatta, il mancato rispetto delle regole di comportamento, mentre un altro 42% dice gli affollamenti, un 23% dice l'effettuazione di un maggior numero di tamponi e un 20% dice un maggior numero di casi di persone asintomatiche. Il periodo di vacanza e lo spostamento tra regioni il 19%. Ma se andiamo poi a vedere un altro sondaggio e si vede che gli intervistati sono molto preoccupati, questo è SVG. Per la diffusione del Covid risale al 30%, dopo che era quasi sceso di nuovo al 15% nei mesi di giugno, era al 45% in marzo, al 15% in febbraio, adesso risale al 30% la preoccupazione per la diffusione del coronavirus. Mentre alla domanda personalmente quanta paura ha di contrarre il coronavirus, il 50% dice abbastanza e chi dice molta è il 16%, quindi un 66% di persone ha paura di contrarre il virus, 2 persone su 3. Mentre chi ha poca paura è il 29%, chi non ha nessuna paura è il 5%. Facendo la somma di questi due abbiamo un 34% di persone, cioè una persona su tre, che ha poca o nessuna paura di contrarre questo virus. E quindi, mentre poi c'è la domanda, lei ritiene che possa essere un nuovo lockdown, ci possa essere un nuovo lockdown in Italia nei prossimi mesi? Un 8% dice no, non credo succederà. Un 51% non lo escludo, ma lo ritengo poco probabile. Quindi il 59% dice in sostanza non ci sarà un nuovo lockdown. Mentre il 41% risponde sì, suddiviso in 32% che pensano che è abbastanza probabile e quasi sicuramente ci sarà un nuovo lockdown il 9%. Quindi vediamo che un italiano su tre è convinto che ci sarà un nuovo lockdown. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. In Instagram e anche nel primo e nel secondo canale di YouTube, uno si chiama Tele Italia, l'altro Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.